Buongiorno bambini! Finalmente, dopo aver costruito ben due teatri mondi e colorato gli sfondi, oggi conosciamo i personaggi della nostra storia. Ma non tutti, perché c'è un personaggio speciale che conoscerete solo con Teacher Tony. Perché è un personaggio speciale che abita nel secondo mondo, non in questo, nel secondo teatrino. E incontreremo infatti solo nella seconda parte della storia. Ora vediamo i personaggi che dovrete colorare. Eccolo qua, e dovrete fissare dietro ognuno di loro, come ho fatto io, ecco, con lo scotch, una cannuccia o una stecca, in maniera che possano muoversi liberamente nel teatrino, così. Ok? Il titolo già ci aveva anticipato qualcosa. Il bruco e la farfalla, quindi sicuramente nella storia ci sarà un bruco e una farfalla, ma vediamoli tutti. Dunque, c'è il bruco, eccolo qui, che sogna di raggiungere la montagna alta alta che vede ogni giorno. Ci vuole provare mettendosi in cammino perché vuole vedere cosa c'è su quella montagna. E cosa si vede da quella montagna? Poi, dopo il bruco c'è la volpe, eccola qua, l'ape, il grillo, la coccinella, il topolino, la rana. Tutti questi personaggi lo scoraggiano perché per loro il piccolo bruco è così piccolo che non potrà mai farcela, non potrà mai arrivare sulla cima della montagna. Non credono nel suo sogno e quindi non credono che lui possa farcela. Poi c'è il bruco che dorme, vedete che si riposa e si trasforma. Abbiamo già parlato del ciclo vitale di una farfalla. Infatti, quando il bruco si sveglia, ha completato la sua trasformazione ed è diventato una splendida farfalla, vedete, con due ali bellissime. E dove andrà con quelle ali? Indovinate. Sulla montagna? Chi incontrerà? Ma ce la farà ad arrivare sulla montagna? Questo lo scoprirete con Teacher. Un abbraccio, bimbi!